Dai che c'è il festival della pastorizia, io sembra... Buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzi. Come stai? Il siero sta diventando vero. Vuol dire che chi ha fatto le cose è stato bravo. Dentro il siero, che non è più siero, si chiama, il siero sa tutto, se non devi dire, si cotta, cioè, ciò che rimane dopo l'estratto della ricotta è la scotta. Ha un contenuto fortissimo di sali minerali, ma non ha più niente di proteine, non ci sono più. Le proteine sono andate nel formaggio, le caseine e le siroproteine, fra un po' verranno estratte. Tutto quello che rimane è la scotta. Se avete i reumatismi alle braccia, mettete dentro il siero le vostre braccia e vi passano i reumatismi. Non bene così, però, non lo lasciamo fare. Come? Giotta! Charlie Cogliolo, se non l'ho conosciuto ieri sera, se non ricordo male, insieme a Doloretta. Siamo diventati internazionali. Non per dire che Sardegna non è che sia all'estero, però insomma è un po' lontanino, è vero? Schiumata. Non ho capito perché hai preso la lamina con voi. Questo non è il che ha fatto, cioè voglio dire, e lei è l'esperta di ricotta, cioè tu sei del formaggio probabilmente, o neanche. E la resa di ricotta con la pila è una cosa elevatissima, che davvero le siropotine sono in abbondanza. Ecco, si comincia con l'estrazione. Thank you.
Thank you.
Per voi questo ed altro. Thank you.
Tommy! Ehi, ma sono sentendo poco artisti qua, c'hanno consolato. Ehi, roba buona. Hai fatto un po' di video. Roba, ne hai fatto tu che senti, ma da Gesù. Cazzo, sono fatto pure la bandiera. Senti, da Gesù. Ma non è che se non la conosco, ma non è di qua. Sì, di qua. Ah, è per la cosa. Sì, senti, Rubén, ma dimmi una cosa, ma chi sei a un certo punto? Sta fermata a 70, non se la muove più. Ha cominciato a sbraitare. Mannaggia Domenica, mannaggia, che cazzo gli si è combinato? Antonio, ma che gli si è combinato? Sangazzate, ma come si combina? A un certo punto ma pure Francesca, a un certo punto non sappiamo come consolare. Poi ha visto la, no, dov'è? Poi ha visto la bandiera e te la bobo forza io, io il primo anno che sono venuto qua, io e il signore Diego Fusco siamo saliti qua. Come siamo arrivati alla prima salita, sembrava una pezza, un bagnetto di pane che il moto zappa l'aveva perso. Fece dire, oh, il nostro pane quotidiano ce l'abbiamo già, possiamo tornare. Sì, sì, però mi ha spiegato perché sei ingazzata. E faceva nome di Domenica, Domenica, Domenica. Francesco dice, no, ma io manco. Poi c'è cacciato la bandiera, e tra poi, io manco. Vedi se ha cotto la pasta, lui che poi mangia la pasta. Quindi, sempre bravissimo. Perché sei ingazzata? Ma non ricordavo, ma hai detto 20 minuti. 20 minuti mi sono fermato. No, di camminare. Ma manco vedi, devi fare di meno, devi fare conti. E infatti si è fermato! Infatti si è fermato! Nessuno, lo Zambogliano non è stato mai obbligato a suonare, uno suona a volontà. Capito? Ma io parlo di chilometri. I chilometri a piedi sono una passeggiatina. Sì, 20 minuti no! Ci sono venuti i bambini. Aspetta, metto vicino, te faccio fare tutte e tre, Andò, i bambini hanno camminato, no? Voi che siete qui. Muli. Ma lei si è abituata troppo a camminare con l'auto, capito? Abituata a camminare con la panna. Comunque, Domì, hanno suonato e camminato, in coppa alla montagna, in salita, hanno fatto una giornata. Ma che sta scherzando?